vivo a Brooklyn, a New York, da tanti anni dipingo e a un certo punto recentemente ho avuto l'opportunità di parlare con Stefania Giazzi, che si occupa di arte, cura degli eventi, e mi ha parlato di questo centro, il Metropolis, il MAM, a Roma, e mi ha incuriosito perché le cose che mi ha detto erano abbastanza diverse da ciò che io sento vivendo a New York, su quello che succede in Italia, parlandomi di un museo occupato da degli extracomunitari che coesistono e che coesistono bene, e questa coesistenza viene difesa da una sorta di arte contemporanea che abbraccia la street art, installazioni e non solo. Dicendomi queste cose, io mi sono veramente entusiasmata e mi ha proposto di produrre un lavoro in base a questi concetti sul quale vive questo museo. E, quando è capitata l'occasione di creare questo pezzo, mi sono veramente ritagliata, scavalcando altri impegni, 2 o 3 settimane per produrlo, perché gli ho dato veramente la priorità. E poi appunto il fatto che lo avevo visualizzato bene è uscito proprio senza inquinamenti, sono riuscita a tenerlo insieme dall'idea che ho avuto. Detto questo, poi ho ripreso anche le altre cose che avevo lasciato in sospeso e quindi adesso avrò una mostra verso fine settembre a New York che sarà per la celebrazione di un'istituzione che c'è da 120 anni a Manhattan, che si intitola Pen and Brush, e loro promuovono l'arte femminile nelle arti visive e nelle arti letterarie. È una bellissima organizzazione. Tra l'altro adesso, proprio in base a questa celebrazione dei 120 anni, inaugureranno un nuovo spazio e hanno selezionato 4 artiste donne e mi sento molto fortunata a essere stata selezionata perché anche le altre 3 sono veramente brave. E loro ricercano un lavoro nelle donne che riprende una tradizione femminile sui tessuti, sul ricamo, su un lavoro, se vuoi, che era considerato della casalinga, non un lavoro artistico, ma in realtà è un lavoro veramente artistico, come tradizione, come memoria, penso per quasi tutte le donne. Magari non lo fai tu, ma lo faceva tua nonna o tua mamma, per dire. E quindi hanno cercato questa cosa integrata con il contemporaneo. E quindi hanno trovato nei miei lavori, come nei lavori di altre 3 artiste, questa commistione tra una forma decorativa e una forma contemporanea, che è veramente quello che io faccio. Infatti per me è una cosa un po' di nicchia, non è facile per me inserirmi nelle mode, perché adesso sta sorgendo un po' di più questa attenzione anche al decorativo, che riesce a diventare anche contemporaneo con la pittura. Quindi io faccio questi lavori dove utilizzo diverse tecniche, dal ricamo al usare vari tessuti, alla pittura, e partendo dai fondi astratti sui quali piano piano costruisco delle forme attraverso il disegno, la matita, acrilici, tempere, matite e poi il ricamo e i collage, usando anche delle carte diverse, eccetera, eccetera. Quindi si forma una specie di racconto narrato anche dai diversi materiali usati. Perché poi c'è anche la parte commerciale, che è quello che ci permette di vivere. Quando siamo fortunati come artisti, se non vendiamo i nostri lavori, arrivano le commissioni dai clienti privati. E sì, e ho anche insomma, questa parte che sono delle tele per una famiglia che ha comprato un grande palazzo a Tribeca, l'ha diviso in 3 appartamenti e vogliono delle tele per ognuno di questi appartamenti. Quindi io devo rispettare gli interessi visivi, estetici del cliente, però loro me l'hanno chiesto a me, quindi farò una via di mezzo tra quello che è il mio stile e quello che loro vogliono. E questo è l'altro aspetto, insomma, quello un po' più che sai che ti porta la pagnotta a casa, di sicuro.